grazie a Crozza l'Abruzzo c'è anche il balletto con la Vola, come vedete è bellissimo. Riesco a parlare varie lingue, in primis il tedesco, dove ho lavorato 41 anni, e dove sicuramente lo spagnolo, perché ahimè ho la moglie spagnola e sono obbligato a parlare lo spagnolo, ma non con mia moglie ma con i suoceri, se no altrimenti chi mi capisce? E così anche un po' di inglese, un po' di francese non basta. Beh, e inoltre l'abruzzese, ci mancherebbe altro, quello è quello che so di più, il dialetto abruzzese. E me ne vanto perché è una cultura che noi dobbiamo mantenere tutti, non dobbiamo disminuire il nostro dialetto, perché è una cultura, la nostra cultura abruzzese lo dobbiamo sempre portare avanti. Magari in Italia 22%, un'altra nazione c'è un'altra percentuale. Non può essere che in Italia si guadagna 1000 euro e magari si va in Romania o un'altra parte il costo è 250 euro. È chiaro che tutti gli imprenditori vanno e portano di là per battere la concorrenza di altri stati. Questo poi la tessera sanitaria, perché oggi i giovani girano in tutta l'Europa, la tessera sanitaria deve essere la tessera sanitaria europea. Inoltre, che io già avevo portato avanti sia anche in commissione, riguardo le televisioni. Oggi i giovani girano tutte le televisioni europee, bisogna vederle in tutta l'Europa. Siamo 28 canali europei, perché un italiano che va in Bulgaria, dico un esempio, deve poter vedere almeno un canale, Rai 1. E questo è l'Unione Europea, questi sono gli Stati Uniti d'Europa. E solo così si può risolvere molta crisi. Nessuno sta più in baracca. Dobbiamo dire che il Presidente Gianni Chiodi, insieme al nostro Presidente Silvio Berlusconi, ha dato tutta la possibilità di non passare l'inverno nelle tende, e tutti hanno avuto una casa. E questo dobbiamo ringraziare il Presidente Gianni Chiodi e il Presidente Silvio Berlusconi. Grazie. Arriva! Scusate, adesso io sono ospite di Castiglione, mi permette che adesso parlo dell'amico Alfredo Castiglione. Con l'amico Alfredo Castiglione ci sentiamo sempre la mattina verso le 7:30, è un grande lavoratore, se lo voglio trovare lo devo trovare alle 7:30, lavora 12-13 ore al giorno, e in questi tempi è difficile trovare degli assessori, vicepresidente della regione, che già dalle 7 la mattina è nel suo ufficio al posto di lavoro, sempre che lavora a turni, come quando io lavoravo in Svizzera a turni, ed è uno veramente che vi dovete ricordare che il 25 di aprile, non solo l'amico Castiglione, Maragno, il 25 maggio, no, 25 aprile, Luigi Alvoremasci, il 25, si vota solo il 25, mi raccomando, perché quelli della sinistra ci vanno, la sinistra va, perché sembra che è un obbligo che gli tocca di diritto. Siamo noi i moderati che non andiamo, noi dobbiamo recuperare il 40%, il 50% di quelli che non vanno a votare, sono nostri, e voi dovete collaborare porta per porta a convincere ad andare a votare. Grazie. Caro Crozza, te lo dico d'amico, pensa ai cazzi tuoi. Come di fiori nasce a primavera, l'amore nasce dalla cittadinanza, ma se mi va bene ancora.